Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo canale ancora oggi. Oggi è domenica e abbiamo un po' di news molto interessanti. Non lo so, guardate. Allora, come news molto ma molto molto interessante, ci ritroviamo che misteriosamente da quest'anno saranno ammessi anche i DLC ai Game Awards. Ragazzi, casualmente perché quest'anno è uscito il DLC di Elden Ring? Ma no, dite? Quest'anno può rivincere ancora una volta Elden Ring. E la cosa è alquanto scioccante, ragazzi. Cioè, io dico boh. Cioè, vergognoso. È assolutamente vergognosa una cosa del genere. Hanno aggiunto da quest'anno, pur di mettere DLC, e quindi in qualche... mi spiace dirlo, ma è tutto pilotato far vincere Elden Ring. Praticamente adesso ci sono in più le nuove stagioni di gioco, quindi in questo caso potrebbe anche vincere la nuova stagione di Fortnite, che ne so, quella di Call of Duty, ok? Ovviamente i DLC, i remake e le remastered. Posso anche capire remake, devo essere sincera, perché molti remake, anche se comunque sono giochi interi rifatti da zero. Spesso e volentieri The Last of Us a parte, che è quello, come ho sempre detto, hanno solo cambiato le texture e il resto l'hanno lasciato completamente uguale. Va bene, lasciamo stare in ogni caso. Ragazzi, ma è inconcepibile in ogni caso. Cioè, mettere i DLC come Game of the Year, tutto questo è fatto appositamente per mettere Shadow of the Erdtree. Cioè, io sono senza parole, assolutamente senza parole in tutto ciò. Mi dispiace, ma no, no. Sono contenta che potrebbe anche vincere Silent Hill 2? Sì, ma se tanto ci sarà il DLC di Elden Ring, non vincerà mai nient'altro, qualunque cosa me lo mettessero, perché tanto la gente mette solo Elden Ring. Che tutt'oggi io, fan dei Souls-like, tutt'oggi mi dico, ma che cavolo c'ha di sta bellezza su Elden Ring? È un bel gioco, va bene, ma alla fine, ragazzi, mio parere, è un Souls-like open world, basta. Che gestito secondo me con la componente build fatta male, perché tu per andare avanti in quel gioco devi per forza farti una build ogni volta che devi affrontare un boss, o quasi ogni volta. Non puoi realizzarti la tua personale build che il gioco poi prima o poi ti obbligherà a cambiarla. Lasciamo perdere quello che penso io di Elden Ring. Però la situazione è veramente disastrosa, cioè una buffonata. Già si era comunque intuito che i Game Awards erano un po' una buffonata, sì, questa è la conferma. Mi dispiace, io neanche li seguirò perché tanto li fanno in piena notte e sinceramente ragazzi preferisco dormire la notte che guardare una buffonata del genere, tanto mi alzerò la mattina dopo e scoprirò che avrà vinto Elden Ring, quindi, perché tanto... Nel momento in cui verranno aperti tutti, forse domani vengono aperti, mi sembra di ricordare, e verranno presentati tutti i giochi domani, tutto quello che c'è da presentare per votarli, ok? E io ancora sono scioccata che non abbia minimamente vinto nulla neanche a Plague Tale Requiem 2 anni fa, che è un gioco della Madonna, e non gli hanno fatto vincere neanche quello per la colonna sonora, che ha una colonna sonora stupenda quel gioco lì. E io, boh, io sono allibita. Comunque, altra notizia, ragazzuoli. Si dice un altro leak. Siamo sempre lì, ma che siamo nel video. Parliamo anche di questo. Un altro leak confermerebbe, come avevo previsto io, che dovrebbe essere presentato Resident Evil 9 ai Game Awards come world premiere. Quindi, oltre a questo, non si sa nient'altro. È sempre un leak, come al solito. Però dovrebbe essere presentato, dicono, ai Game Awards. Quindi anche quello, mi sveglierò la mattina e andrò a vedere e poi ci faremo un bel video assieme. E niente, ragazzi, come news bellissime sono queste. Ci divertiremo appena usciranno, magari ci farò pure un video appena usciranno tutti i giochi candidati ai Game Awards 2024 e magari ci faremo anche due risate. In tutto questo, grazie mille di essere stati qui anche oggi, ragazzuoli, per queste news della domenica. Ci vediamo al prossimo video. Condividete i miei video, iscrivetevi al mio canale e al mio secondo canale e a tutti i miei social. Ciao ciao!